Allora, cominciamo un argomento nuovo, che sono gli oscillatori. Quindi, innanzitutto, cominciamo con una definizione: che cos'è un oscillatore? Si tratta di un circuito elettronico in grado di fornire un'uscita e uscita un segnale periodico a una frequenza prestabilita. E questa è una definizione piuttosto ampia di che cos'è un oscillatore, diciamo qualunque circuito elettronico che ci dà un'uscita, che sia in corrente o in tensione, un segnale periodico. Alla frequenza che prestabilita vuol dire la frequenza prefissata, diciamo, che abbiamo già stabilito in partenza. È una descrizione piuttosto ampia, non fa riferimento in particolare al fatto che si tratti di un sistema lineare o meno, né fa riferimento al tipo di forma d'onda periodica. Quindi può essere un oscillatore sia se la forma d'onda è sinusoidale, sia se la forma d'onda è un'altra forma, diciamo, purché sia periodica. Allora, noi ci concentriamo su un particolare tipo di oscillatori adesso, e sono oscillatori basati su sistemi lineari in reazione. È un sottinsieme questo degli oscillatori. Oscillatori basati su un sistema lineare in reazione. Il fatto di considerare un sistema lineare in reazione ci permette di usare strumenti di analisi che abbiamo visto per ora sui circuiti, quindi analizzare il sistema con il metodo della trasformata di Laplace, di Fourier, e poi di utilizzare le cose che abbiamo imparato sui sistemi in reazione. Allora, una premessa: è utile ricordare che cos'è un qual è la risposta di un sistema a due poli complessi ad uno stimolo. Quindi facciamo l'esempio di uno stimolo impulsivo. Quindi guardiamo la risposta all'impulso di un sistema con due poli complessi coniugati, di un sistema lineare. Chiaramente, se no, non ha senso parlare di poli, con due poli complessi coniugati. Questo prendetelo come un ripasso. E noi che cos'è che sappiamo? Sappiamo che se due poli hanno un modulo omega 0 e sono a parte reale negativa, quindi immaginate, questo è il piano complesso dove sono i due poli, quindi due poli complessi coniugati di modulo omega 0 e parte reale negativa.
bene. Voi sapete com'è fatta la risposta all'impulso? È abbastanza facile da ricordare. Abbiamo un'oscillazione smorzata, va bene? Risposta all'impulso è un'oscillazione smorzata, se questa è T e questa è l'uscita, con frequenza pari alla frequenza del polo, quindi F0 uguale a omega 0 diviso 2π greco, oscillazione smorzata. A frequenza omega 0. Ebbene, il coefficiente di smorzamento dipende da Q dei poli, come sapete. Quindi non è ora il momento di guardare. È tanto più lento lo smorzamento quanto più i poli sono vicini all'asse immaginario. Analogamente, se abbiamo due poli complessi coniugati dello stesso modulo, ma a parte reale positiva, quindi due poli complessi coniugati con parte reale maggiore di 0. Vi ricordate cosa viene la risposta impulsiva? Viene un'oscillazione stavolta che non si smorza, infatti il sistema non è stabile, ma cresce esponenzialmente nel tempo. Quindi si parte piano e poi quindi questa è un'oscillazione crescente, l'ampiezza cresce esponenzialmente. La frequenza dell'oscillazione è sempre omega 0. Va bene, quindi queste sono due risposte impulsive, si possono ricavare semplicemente se con gli strumenti di analisi che conoscete. Non mi interessa adesso ricavare l'espressione precisa, sto semplicemente richiamandovi questi due concetti di base. Se i poli sono invece perfettamente immaginari puri, allora che cosa succede? Succede che l'oscillazione rimane sempre di ampiezza costante, d'accordo? Lo smorzamento è nullo, il sistema è marginalmente stabile, quindi di fatto quindi se due poli sono quindi i poli sono più o meno J omega 0, a questo punto la risposta impulsiva è un'oscillazione di pulsazione omega 0 e di ampiezza costante. Va bene. Allora, come dovrà essere un oscillatore che si basa su un sistema lineare? Da questo si capisce abbastanza bene, perché come deve funzionare? Deve funzionare in questo modo: appena io lo accendo, l'oscillazione parte, arriva a un certo valore e rimane costante. Quindi dovrò avere due situazioni diverse. Dovrò avere una situazione di innesco, durante il quale l'oscillazione cresce, cioè i poli sono parte reale positiva e di modulo omega 0, e poi dovrò avere una situazione di regime durante il quale i poli sono immaginari puri, di modo che l'oscillazione non cresca più. Va bene? Quindi ho due contesti diversi. All'innesco poli complessi coniugati con modulo omega 0 e parte reale positiva, quindi ho un sistema instabile all'innesco, però poi dopo un po', quando l'ampiezza dell'oscillazione è quella che voglio al regime, i poli si devono spostare
questa è una cosa critica, i poli sono immaginari puri più o meno j omega 0. Va bene? Allora, quindi che cosa abbiamo realizzato al momento? Abbiamo realizzato il fatto che un sistema lineare che funzioni come oscillatore deve avere poli che cambiano, devono essere a parte reale positiva, quindi se rimangono su quel cerchio, immaginate, devono essere a parte reale positiva all'innesco e poi si devono spostare ed essere immaginari puri. Va bene? Questa è una cosa non ovvia, ci vuole un circuito apposta che modifichi la posizione dei poli, quindi modifichi il circuito e dobbiamo tenerne conto. L'altro aspetto che non è banale è questo: non è pensabile imporre esattamente la posizione dei poli a regime. Cioè, io posso dire che i poli devono avere parte reale nulla, ma chiaramente nella realizzazione dell'oscillatore ci sono come dire, incertezze nella realizzazione del circuito, quindi non saranno i poli veramente con una parte reale nulla, è più facile che ce l'abbiano o leggermente positiva o leggermente negativa. Allora, cosa bisogna fare? Sì, chiaro, se sono leggermente negativi l'oscillazione scende, se è leggermente positiva l'oscillazione cresce. Quello che dobbiamo pensare è di avere un sistema che controlli i poli e che me li porti sull'asse immaginario. Che come fa un sistema del genere a controllare i poli? Va bene, se l'oscillazione deve verificare l'ampiezza dell'oscillazione in qualche modo, no? Se l'oscillazione cresce mi deve spostare i poli verso la parte negativa, se l'oscillazione decresce mi deve spostare verso la parte positiva. Deve essere un sistema che, come dire, controlla in tempo reale l'ampiezza dell'oscillazione, perché non posso pensare di mettere poli a parte immaginaria nulla e riuscire a fare esattamente la parte immaginaria uguale a zero. Ho variazioni dei componenti, ho variazioni della temperatura, quindi non rimane niente costante, d'accordo? Quindi per avere questi poli immaginari puri bisogna avere un controllo attivo, controllo continuo della posizione dei poli. Va bene? Poi questo si può realizzare in modo esplicito o in modo implicito, ma va fatto, altrimenti non rimane costante. Va bene? Ci sono delle tecniche implicite per realizzarlo, per cui il circuito automaticamente fa questo controllo senza doverlo, diciamo, programmare internamente, oppure va pensato all'esterno. Allora, innanzitutto, come si fa con un sistema in reazione a mettere poli in queste posizioni? Riguardiamo un attimo quello che sappiamo sul sistema in reazione. In un oscillatore non ho necessariamente un ingresso, ho un'uscita per definizione, supponiamo che sia una tensione, ma non ho necessariamente un ingresso. Ma in realtà non serve, perché, come dire, nel momento in cui il sistema è instabile, l'ingresso non è così importante, può essere sufficiente come ingresso anche un minimo di rumore termico che è sempre presente all'ingresso del dispositivo, del circuito. Quindi non ho bisogno di un ingresso esplicito. Allora, però non è importante, perché guardate come è fatta la funzione di trasferimento. La funzione di trasferimento richiede di definire l'ingresso e l'uscita, ma i poli, che sono quelli che mi interessano, non richiedono che specifichi qual è l'ingresso e qual è l'uscita, d'accordo? Quindi io posso ragionare con i poli di una funzione di trasferimento qualunque, ma tanto il discorso
che faccio sui poli vale a prescindere da quale porta prendo come ingresso, quindi posso disinteressarmi. Allora, la cosa che si nota è che, guardiamo prima la situazione a regime, che è più facile da dimostrare. A regime ho detto che a regime i poli sono più o meno j omega 0, d'accordo? Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che 1 meno beta a con e di più o meno j omega 0 deve essere uguale a 0. Quindi questo vuol dire che a regime beta con e di j omega 0, sia col più sia col meno, una cosa indifferente, deve essere uguale a 1. Questa, la condizione a regime sui poli immaginari puri si traduce in una condizione sul beta, sul prodotto tra beta e a con e. Questo vale per qualunque tipo di inserzione, qualunque tipo di prelievo, perché abbiamo visto che questa espressione noi la otteniamo qualunque sia il tipo di inserzione, qualunque sia il tipo di prelievo. Quindi a regime è vera questa condizione. Questa è indispensabile, questa cosa qui vuol dire ci sono due poli immaginari puri. Si chiama questo criterio di Barkhausen a regime. E di solito il criterio di Barkhausen a regime si enuncia separando la condizione sull'ampiezza e la condizione sulla fase. Se beta con e, che è un numero complesso in generale, è uguale a 1, vuol dire che il modulo di beta con e di j omega 0 è uguale a 1 e la fase di beta con e calcolata in j omega 0 deve essere uguale a 0. Quindi si scrive di solito il criterio di Barkhausen separando come due condizioni separate, una sulla fase e una sull'ampiezza. D'accordo? Quindi, ripeto, il criterio di Barkhausen a regime non vuol dire altro che imporre di avere dei poli immaginari puri alla frequenza omega 0. Per l'innesco invece è un pochino più complicato, perché in realtà la condizione di il criterio di Barkhausen mi dà una condizione necessaria ma non sufficiente per l'innesco. Vediamo cosa dice. Allora, invece di fare una dimostrazione completa, ve lo voglio enunciare e poi successivamente giustificare. Il criterio di Barkhausen all'innesco dice la seguente cosa: il modulo di beta con e a una frequenza, la frequenza di innesco, deve essere non 1 ma maggiore di 1, mentre invece la fase di beta con e alla frequenza di innesco deve essere nulla. Quindi c'è una frequenza per cui la fase è nulla e il modulo è maggiore di 1. E questa è una condizione, come vi dicevo prima, necessaria per l'innesco. Ma non sufficiente. Ora, questo è per esprimere la cosa in modo matematico. Dal punto di vista pratico è molto difficile che non sia sufficiente. Diciamo, i casi per i quali questa condizione non è sufficiente ma è soltanto necessaria sono abbastanza come dire, improbabili in pratica, piuttosto rari. Quindi noi nella maggior parte dei casi la consideriamo una condizione anche
anche sufficiente. Beh, com'è che si giustifica e come si rappresenta? Beh, guardate la cosa in questo modo. Prendo il nero un attimo. Se io posso immaginare di avere una cosa del genere, di avere qui una rete che è la rete di Aconè, poi di avere la rete del beta e qui di avere un deviatore. Qui ho il segnale VS a frequenza omega 0 e qua c'è l'uscita. Allora, io posso immaginare che all'inizio questo deviatore sia sulla posizione 1, quindi qui ho un segnale all'ingresso a frequenza omega 0 e chiaramente viene amplificato e portato in uscita. Quindi in uscita, se all'ingresso ho un'oscillazione a frequenza omega 0, in uscita ho un'oscillazione a frequenza omega 0. Allora, se beta per Aconè a fase nulla e modulo maggiore di 1, vuol dire che qui sul punto 2 io ho esattamente lo stesso segnale che c'è sul punto 1, ma soltanto leggermente amplificato. Va bene, perché la fase è la stessa, avendo fatto tutto questo giro, se beta Aconè a fase nulla, la fase di 2 corrisponde alla fase di 1, l'ampiezza è soltanto più grande. Quindi se io a un certo punto prendo il deviatore dalla posizione 1, lo porto alla posizione 2, io vedo semplicemente che in ingresso c'è un segnale più grande, quindi in uscita il segnale cresce e c'è questo effetto di amplificazione continua. Quindi nel tempo il segnale mi cresce. Questo è quello che vedo. Non si accorge. Non ho scombinato niente perché passando da 1 a 2 ho esattamente lo stesso segnale, solo un po' più grande. Va bene? Quindi ho in pratica lo stesso effetto che ho quando il sistema è stabile, che l'ampiezza cresce e la frequenza rimane costante. Ok? Questo mi serve semplicemente per farvi così notare che scrivere il criterio di Barkhausen all'innesco in questo modo e dire ho due poli, a parte reale positiva e modulo omega 0, praticamente è la stessa cosa. Okay? Non è matematicamente la stessa cosa, perché ci sono eccezioni in cui le due cose non coincidono, ci sono casi in cui le due cose non coincidono, però diciamo, ci possiamo passare sopra per il momento. Va bene? Quindi, dal punto di vista del progetto di un oscillatore, noi dobbiamo cercare di garantire questa condizione, una fase in cui questo beta Aconè, alla frequenza a cui vogliamo che l'oscillazione si inneschi, abbia modulo maggiore di 1 e fase 0, e poi un altro momento successivo in cui semplicemente la fase rimanga costante, ma il modulo cali da 1 a da più di 1 a 1, in modo che l'oscillazione rimanga costante. Va bene. Dal punto di vista pratico c'è anche un'altra cosa, che il sistema non è detto che sia biquadratico, d'accordo? E per esempio potrebbe esserci più di una frequenza, più di un valore di omega, per la quale è soddisfatto il criterio di Barkhausen all'innesco. In principio nessuno ci dice che deve essere soddisfatto per una sola frequenza. Potrebbe essere soddisfatto per più di una frequenza. Ok, allora, dal punto di vista dell'osservazione, ok, è possibile, uno si può inventare un sistema in cui questo avvenga. Dal punto di vista pratico, scusate, non è desiderato, non è desiderabile. Dal punto di vista pratico non è desiderabile. Perché? Voglio che quando accenda l'oscillatore, quello parta sempre alla stessa frequenza. Voglio sapere qual è la frequenza di innesco, d'accordo? Se ci sono due frequenze possibili di innesco, quando accendo l'oscillatore potrebbe a volte partire a una frequenza e a volte partire a un'altra, quindi non è desiderabile. Come si fa a garantire questa cosa? Si garantisce cercando di fare in modo che la fase di beta Aconè sia monotona, di modo che passi una sola volta per lo zero e quindi solo a quella frequenza si possa innescare l'oscillazione.
D'accordo. Quindi nella progettazione dell'oscillatore si cerca di imporre che sia solo una la frequenza a cui l'oscillazione si può innescare. Va bene? Quindi segniamo anche questa cosa. Dal punto di vista pratico vogliamo che il criterio sia soddisfatto solo per un valore di omega. Per esempio, facciamo in modo che la fase di beta A sia ok, allora, con queste premesse vediamo un esempio. Un esempio particolarmente facile, direi, che è l'oscillatore a ponte di Wien. L'oscillatore classico è un oscillatore con una rete di amplificazione che è un amplificatore non invertente, fatto con operazionali, questo qua, e poi una rete di reazione fatta con due resistenze e due capacità, che è questa, chiusa in questo modo. Quindi abbiamo una rete di amplificazione che è questa, e poi abbiamo una rete di reazione che è questa qua. Allora, io qui posso ricorrere un po' a uno stratagemma, perché non ho bisogno, per analizzarlo, no? Non ho bisogno di definire un ingresso, in quanto non ho bisogno di definire un ingresso, perché i poli non dipendono dall'ingresso, però non avendo un ingresso posso metterne uno dove mi pare e quindi fare metterò il punto che mi torna più comodo per l'analisi. Va bene? Allora faccio la seguente cosa. Vedete, in pratica potrei fare un'operazione di questo tipo. Prendo qua e piazzo l'ingresso qui. Vedete, il segnale da qui arriva di là, provo a fare, faccio come se avessi un'inserzione di tensione. Quindi prendo, dico, questa è la tensione che mi viene dalla rete di reazione. Ci sommo la tensione del generatore di ingresso, V con S, lo metto qua, lo metto in serie, aggiungo qua, e questa qui è la tensione di ingresso alla rete di amplificazione, la chiamo V con I. Anzi, probabilmente il segno mi conviene, il segno di VF, se faccio così lo devo mettere al contrario. Quindi ho messo un ingresso fittizio nel punto dove mi torna meglio, in modo da realizzare VI uguale a VS più VF. Quindi ho fatto un'inserzione di tensione. Quindi l'ingresso l'ho messo, è fittizio, tanto non mi importa esattamente dov'è l'ingresso. Io so che posso però a questo punto definire cos'è beta con E, il cosiddetto guadagno d'anello. Perché adesso, vi ricordate, A con E per definizione è, se prendo l'uscita in tensione, V su VS per beta uguale 0,
e beta è uguale a Vf su Vu e basta, per IF uguale 0 se faccio l'inserzione di tensione. Quindi in pratica io potrei semplicemente scrivere, se metto beta uguale a 0, in pratica ho una situazione di questo tipo, il beta con E mi viene dato in questo modo, questo è Vs, questo è A con E, qui c'è V, poi in cascata V ho la rete del beta e qui c'è Vf, quindi posso scrivere beta A con E direttamente come Vf su Vs, no, da questo circuito in basso, oppure posso andare a calcolare separatamente i due blocchi, non mi cambia molto. Allora, qui un'altra cosa che si può fare per semplificare un po' i conti è prendere le resistenze e le capacità a coppie uguali. Allora, facciamo un pochino il calcolo. Prima A con E è V su Vs per beta uguale 0. Qui ci dovrebbe, se faccio conto di A con E, qui dovrei mettere l'R e beta, qui dovrei mettere Vs, in cascata dovrei mettere l'R o beta, però in realtà questo amplificatore è un amplificatore ideale di tensione, quindi il carico e il generatore della resistenza del generatore non mi servono. Io qui posso scrivere che A con E è V su Vs per beta uguale 0, ed è esattamente 1 più R2 su R1, cioè l'amplificazione del non invertente come la conosciamo. Per il beta invece ho questa situazione, un partitore di impedenze. In pratica questo è Vf, questo qui è Vu, R, C, R e C. Il beta che cos'è? È R in parallelo a 1 su CS, va bene, diviso R, sì, ho visto, R in parallelo a 1 su CS più R più 1 su CS, ok? Quindi posso svolgere, mi viene R diviso RCS più 1, il primo parallelo, diviso R diviso RCS più 1 più R più 1 su CS. A questo punto moltiplico tutto per RCS più 1 e per CS di nuovo, viene al numeratore RCS e al denominatore mi viene RCS più RCS che moltiplica RCS più 1 più RCS più 1. Quindi questo fa RCS che moltiplica R quadro C quadro S quadro più 3RCS più 1. Qui abbiamo trovato separatamente sia beta sia A con E. Quindi beta ovviamente, come mi aspetto, viene con due poli e poi c'è uno zero nell'origine che è quella capacità in serie sul segnale. Quindi, detto questo, posso andare a calcolare beta con E. Quindi mi viene 1 più R2 su R1
che moltiplica RCS diviso R quadro C quadro S quadro più 3 RCS più 1. Allora, facciamo un minimo di analisi di questa funzione di trasferimento, perché abbiamo delle richieste. Allora, qui abbiamo 1, 0 nell'origine, e sotto abbiamo due poli. Allora, se ci fate caso, i due poli sono reali, si vede bene. Due poli reali negativi. Vedo che sono reali perché se faccio il discriminante mi viene positivo del denominatore. Quindi, perché è importante questo? Perché è soddisfatta quella condizione che vi dicevo prima. Se vado a vedere dov'è soddisfatto il criterio di Barkhausen all'innesco, e devo vedere per quale frequenza il la fase è nulla, e poi se a quella frequenza il modulo è maggiore di 1. In questo caso, se rappresento il diagramma di fase, mi viene monotono, perché vedete, per S che tende a 0 si parte con fase pi greco mezzi, perché ho uno 0 nell'origine, e poi ho due poli reali negativi, ciascuno dei quali mi riduce la fase di pi greco. Quindi in pratica io mi trovo ad avere un grafico della fase di beta con, facciamo un diagramma di Bode di fase, qui la fase in funzione di, in funzione di omega, mi viene in questo modo, questo è omega logaritmico, mi parto con pi greco mezzi perché ho uno zero nell'origine, e poi pian piano interviene per esempio il primo polo, poi interviene il secondo polo e mi trovo con una fase finale di meno pi greco mezzi. Quindi la fase scende monotonicamente, questa è la frequenza alla quale la fase è nulla. Qui ho beta a con E alla frequenza omega 0 uguale a 0. Ce n'è uno solo. Va bene? Quindi vediamo che quanto vale la omega 0 e quanto vale il modulo a quella frequenza. Scrivo beta di G omega, mi viene 1 diviso 1 più R2 su R1, che moltiplica J omega RC diviso 1 meno R quadro C quadro omega quadro più J omega 3RC. Perché la fase sia nulla, vedete, siccome il numeratore è immaginario, deve essere immaginario anche il denominatore, quindi deve avere omega, questo termine qua nullo, 1 meno RC R quadro C quadro omega 0 quadro uguale a 0. Quindi 1 meno R quadro C quadro omega 0 quadro è uguale a 0, e questo vuol dire che omega 0 è uguale a 1 su RC. Questo è particolarmente comodo dal punto di vista del progetto, cioè la frequenza, la pulsazione alla quale la fase è nulla è 1 su RC, quindi viene determinata dalla scelta della resistenza e della capacità nella rete del beta. Va bene? Chiaro il discorso? A questo punto io posso andare a calcolare per quel valore di omega quanto vale il modulo di beta A. Quindi posso scrivere modulo di beta A alla frequenza omega 0 quanto vale? Vedete, mi viene 1 più R2 su R1 che moltiplica. E beh, qui tutto si semplifica perché la parte reale del denominatore se ne va, le parti immaginarie si semplificano quasi tutto e rimane soltanto un terzo. Quindi questo è il valore di beta in omega 0 e questo deve essere maggiore di 1 per il criterio di Barkhausen all'innesco. Va bene? Allora, concludendo, questo mi dà una condizione su R2 e R1, vedete, perché io in pratica devo avere questa condizione soddisfatta. All'innesco
deve avere beta A di omega 0 maggiore di 1, il che vuol dire 1 più R2 su R1 per un terzo maggiore di 1, che vuol dire R2 maggiore di 2 volte R1. Va bene? A regime invece, va bene, avrò che beta A di omega 0 alla stessa frequenza a fase nulla, perché l'espressione è la stessa, devo avere il modulo di beta A di omega 0 uguale a 1, e che vuol dire che 1 più R2 su R1 per un terzo deve essere uguale a 1. Questo vuol dire che quindi a regime R2 deve essere uguale a 2 volte R1. Quindi in pratica com'è che vado a fare il controllo dell'ampiezza? Il controllo dell'ampiezza lo faccio cambiando il rapporto tra R2 e R1, tra l'innesco e il regime. All'innesco R2 deve essere maggiore di 2 volte R1, al regime invece deve essere uguale a 2 volte R1. Ok? Va bene, facciamo un attimo una pausa.